Matassino, alla parrocchia di Matassino, con il parroco Don Luca Meacci. Come stanno procedendo questi lavori all'interno della vostra parrocchia, questo sogno in costruzione? I lavori stanno andando molto bene, infatti siamo al termine dei lavori. Si pensa che già nel prossimo dicembre tutta l'opera sia compiuta. Rimane da fare il reset esterno, infatti l'inaugurazione è rimandata a maggio del 2019. Ecco, questa è la struttura, dovrebbe venire così, questa è la parte posteriore. I lavori si sono andati molto veloci, regolari, e quindi sì, possiamo, come dire, pensare nella primavera del prossimo anno di utilizzarlo al pieno. Allora, la struttura accoglierà tutte le attività pastorali della parrocchia, dal catechismo agli incontri dei gruppi giovanili e giovani e le attività ludiche, sociali, culturali e religiose che la parrocchia porta avanti. Avremo un salone di 240 metri quadrati, diversi ambienti, stanze, saloncino e piccoli saloni per accogliere appunto tutte queste attività. Inoltre la struttura, come detto fin dall'inizio, sarà anche a disposizione del territorio, delle associazioni presenti sul territorio che già oggi accogliamo nei nostri ambienti, e l'ambiente nuovo sarà comunque a disposizione, ecco, di chi ne farà richiesta per attività, ecco, di carattere culturale e sociale. Bisogna dire che la cosa è partita molti anni fa, in cui molte persone in parrocchia si sono date da fare per mettere da parte un po' di denari, di soldi per affrontare poi il lavoro. Tutt'oggi ci sono un gruppo di persone che seguono la costruzione e ci sono un sacco di persone che in qualche modo hanno manifestato il loro contributo, anche economico. Lo si vede, ecco, in questo cartellone dove è la progressione per quanto riguarda l'acquisto dell'arredamento interno. E anche qui abbiamo raccolto circa 10.000 euro e quindi pensiamo di poter completare l'arredamento. Un grosso aiuto per la realizzazione di questo ambiente viene dal contributo della Chiesa Cattolica, dell'8 per 1000, della Chiesa Cattolica Italiana, che con un contributo di 1.100.000 ha dato la possibilità di realizzare quest'opera. Allora, la struttura è in prefabbricato, ma è una struttura dal punto di vista antisismico al 100%, ma anche come sicurezza idrologica. Presenti le pareti sono tanti pannelli in cemento armato, praticamente c'è esternamente cemento e ferro, nell'interno polistirolo. Dentro il polistirolo ci sono poi tutte le tracce prestabilite dove passa la forassite per i vari impianti di illuminazione.